Io sono contento per i risultati che tranquillizzano la collettività. Così il sindaco Martino Tamburrano nel corso della conferenza stampa da lui fortemente voluta per chiarire la vicenda di Ossina, alla luce degli esiti dell'ultimo controllo dell'ARPA Puglia circa le emissioni prodotte dal camino dello stabilimento APA Energy di Massafra e dopo le analisi effettuate sul campione di topsoil prelevato presso un'azienda locale. Il sindaco ha prima fatto una cronistoria della vicenda di Ossina a Massafra, sottolineando i suoi continui solleciti all'ARPA Puglia, finalizzati ad una pretesa di sicurezza per la collettività e per le sorti economiche di alcuni allevatori, pesantemente danneggiati dalle notizie allarmanti apparse sulla stampa. «Ho avviato tutte le fasi», ha affermato il sindaco, «affinché l'ARPA facesse presto. Finalmente, quando mi sono stati consegnati i risultati con i valori ben 10 volte sotto il livello medio, mi sono sentito di tranquillizzare la città. Quando si scatenò l'allarme, non compresi la strumentalizzazione da parte della Regione Puglia, né oggi comprendo l'inspiegabile insoddisfazione di alcuni, forse delusi dei risultati tranquillizzanti dell'ultimo controllo. La città ora deve sapere, visto che nell'aria, nel suolo e nel sottosuolo, ha continuato Tamburrano, non vi è traccia di diossina, ora occorre approfondire e verificare come e perché una vacca presente all'interno di un allevamento produca latte con valori di diossina al limite della norma. Beh, sono arrivati i dati dopo 5 mesi da parte dell'ARPA che dicono che siamo al sicuro, che è al sicuro il nostro terreno, che è al sicuro il sottosuolo e che i camini, compreso quelli dell'inceneritore che agiscono sul nostro territorio, non emettono diossina, anzi sono i valori al di sotto del 10 volte della media. Questa anomalia di questo allevamento sta ancora allo studio del tavolo tecnico e vedremo di che cosa si tratta. Comunque la certezza che il nostro territorio non è inquinato e non ha inquinanti pericolosi l'ha dato già l'ARPA attraverso la trasmissione di queste analisi. Il mio richiamo, ha concluso il sindaco, è rivolto ad alcuni privi di onestà intellettuale. Beh, ho puntato il dito chi oggi, a differenza mia, non è contento di questi dati, chissà perché. Forse se fossero arrivati dati sconfortanti o preoccupanti avrebbe brindato. Io invece sono solo felice e voglio trasmettere serenità alla mia città. E anche alla classe imprenditoriale? E certo, soprattutto anche a loro, perché continuino a produrre, continuino a dare posti di lavoro, continuano ad arricchire il nostro paese. Alla conferenza ha presenziato l'avvocato Antonio Ciaurro, legale dell'allevatore della vacca sotto osservazione. La situazione, ha dichiarato Ciaurro, permane nell'anomalia, ma senza alcun allarme per la collettività, in quanto la salute pubblica non è stata mai a rischio. Il fenomeno è costantemente monitorato per comprendere la suddetta anomalia dell'allevamento. Ora, ha continuato l'avvocato, occorre accertare scientificamente l'anomalo valore dell'animale. Il progetto Nati per Leggere, avviato nel 1999 negli Stati Uniti, diffuso nei paesi europei ed extraeuropei, promosso a livello nazionale dalle associazioni professionali dei bibliotecari e dei pediatri e sostenuto dal Centro per la Salute del Bambino, promuove la lettura ad alta voce rivolta ai bambini dai primi mesi di vita ai 6 anni. La lettura ad alta voce e la precoce familiarizzazione con i libri sono esperienze fondamentali nella vita di un bambino già a partire dai primi mesi di vita. L'ascolto della voce materna e dei familiari accompagna la crescita del bambino e ne determina lo sviluppo linguistico. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che leggere ad alta voce in età prescolare ha una positiva influenza sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. Il bambino piccolo ha fame di conoscenza, così come ha fame di affetto e tenerezza.
La condivisione dei libri prima e della lettura ad alta voce poi funzionano solo se sostenute dal piacere reciproco di adulti e bambini, e che canzoni, rime, filastrocche, ninne nanne sono gli ingredienti della prima dieta di parole di ogni bambino. L'assessore alla pubblica istruzione del comune di Massafra Giancarlo Zaccaro, condividendo i principi enunciati dal progetto Nati per Leggere, d'intesa con la biblioteca comunale, ha voluto fortemente promuovere la biblioteca dei piccoli, avvalendosi della proficua collaborazione degli istituti comprensivi De Amicis, Pascoli San Giovanni Bosco, delle ludoteche, dell'Istituto Superiore De Ruggeri, del Teatro delle Forche di Massafra, delle lettrici volontarie dottoresse Serena Cassano, Carmela Maraglino, Lucia Palmisano, Maria Rosaria Resta e del pedagogista dottor Mariano Di Mario. La biblioteca dei piccoli, luogo al servizio delle giovani famiglie con spazi adeguati, accogliente e pensato per le diverse esigenze dei piccoli, di mamme, papà, nonni, degli altri accompagnatori, con libri appropriati, lettrici volontarie e figure professionali, è volta al raggiungimento di un obiettivo fondamentale, l'immagine del genitore che legge al suo bambino e che diventa esperienza quotidiana come il gioco e l'abbraccio. Stasera si inaugura la bibliotechina dei piccoli, chiamata Favolandia. E finalmente a Massafra, anche Massafra entra a far parte del progetto Nati per Leggere, un progetto nazionale che promuove la lettura per i bambini, per gli infanti dai 6 mesi ai 6 anni, proprio perché valorizziamo la lettura, in quanto sin da piccolini è necessario avvicinare i bambini a questo mondo così importante, in modo tale che si è constatato che con la lettura questi bambini, sin ad arrivare nell'età adulta, accrescono le proprie proprietà cognitive, pedagogiche. È importante anche sottolineare che vi è uno spazio idoneo per questi bambini, che accoglieranno loro e anche i propri genitori e le insegnanti, per sottolineare quanto sia importante la voce nel momento in cui vi è la lettura, quanto sia magia per il bambino sentire la voce di un genitore o di un insegnante. Quindi da oggi saranno aperte le porte di Favolandia e invitiamo tutta la cittadinanza, le insegnanti e le dirigenti e tutti coloro che ne vorranno usufruire di questo meraviglioso mondo. Stasera parleremo appunto dell'inaugurazione del spazio ragazzi e bambini della Biblioteca di Massafra. Io come rappresentante dell'AIB, dell'Associazione Italiana Biblioteche, relazionerò soprattutto in relazione all'importanza vitale in una comunità per avere appunto uno spazio bambini, perché è proprio l'investimento di capitale umano sui bambini che porterà poi ad essere degli adulti e dei cittadini sicuramente più consapevoli delle proprie scelte, del proprio livello culturale e personale. L'AIB in particolare porta avanti un progetto nazionale che si chiama Nati per Leggere e che nella biblioteca che tra poco inaugureremo è appunto il punto fondamentale di quella che è stata la progettazione da parte dell'ente comunale. Il progetto Nati per Leggere vede appunto insieme bibliotecari, pediatri, educatori, lettori volontari e famiglie che insistono per avviare processi di lettura precoce nei bambini da 0 a 6 anni. E quindi fondamentale tutto quel discorso, tutta quella formazione che si può fare con le famiglie, perché in biblioteca non venga solo il bambino, ma venga la famiglia nel suo complesso. Thank you.
Sì, abbiamo dato il patrocinio per questa mostra, per il bicentenario dell'Arma dei Carabinieri. L'abbiamo fatto volentieri con l'intera amministrazione comunale e l'abbiamo fatto qui in un contenitore importante della città, il Palazzo della Cultura, dove vedete del sposare anche con la mostra archeologica della Cora, quindi il segno della storia, una storia che vuole ricordare i caduti ovviamente dell'arma, ma soprattutto tutti coloro che sono in servizio, che attraverso il proprio dovere riescono a trasmettere non solo i valori, ma quella legalità che in un paese come l'Italia è importante. E questo è importante in quanto c'è questa sinergia con l'associazione, un'associazione del nostro territorio, l'associazione Carabinieri, e qui ringrazio il presidente, il maresciallo Zanfino, che insieme con l'amministrazione comunale abbiamo creato questa mostra che sarà aperta dal 7 aprile al 14 aprile e sarà visitata non solo dai cittadini ma anche dalle scuole, perché sappiamo bene quanto sia importante la scuola in questo percorso, appunto un percorso per la legalità, un percorso per avvicinare sempre di più i giovani alle istituzioni.